Allora, un'altra riflessione di Antonio Carbone, fondatore Sì, di sì, sì, Camera sì, sì. Cronica. È una riflessione a margine che mi ha coinvolto soprattutto come docente di disegno e storia dell'arte, disciplina che insegno nel liceo, e cioè come queste modalità di rapporto con l'opera d'arte cambia proprio la percezione dell'opera d'arte e la aggiorna. Cioè, noi l'anno scorso con i ragazzi di Quinta siamo andati, abbiamo fatto un viaggio faticosissimo, per andare a visitare il Louvre, per andare a visitare il Museo d'Orsay, eccetera, per vedere da vicino veramente le opere. Alla luce di questa considerazione, non trovo sbagliato non andare a vedere le opere direttamente, nel senso che le opere possono vivere un'altra realtà. Possono provocare altre sensazioni, percezioni anche vivendo solamente virtualmente. Quindi la cosa che mi rafforza, che mi fa riflettere un attimo di questa iniziativa, di questa mattinata, è che la realtà virtuale propone una modalità diversa di percezione, ma è una modalità vera. Altrettanto quanto vero può essere la visione diretta dell'opera d'arte, perché io portando molto spesso i ragazzi alla Galleria Borghese, eccetera, vedo quanto loro siano poco attratti dall'opera direttamente. Sono poco attratti, cioè davanti a un Raffaello, davanti a un Tiziano, non si sposta di un millimetro la loro emotività, la loro. Invece, ecco, guardandoli forse attraverso il filtro della virtualità, si può creare una modalità di percezione, una interazione nuova, diversa, ma altrettanto vera. Cioè è vera questa cosa qui, non è falsa, no? E quindi, ecco, questa è un'unica riflessione che volevo dire prima e che Riccardo ha voluto riprendere in diretta. La passiamo tramite video Va ai bene, ragazzi. se c'è qualcosa di importante, altrimenti. Assolutamente sì, è tutto Va bene, importante. Grazie grazie a te Antonio. Riccardo.